Sì, sono tre rivoluzioni, per così dire. La prima di esse riguarda le imprese pubbliche che sono investite per l'ennesima volta da scandali e indagini giudiziarie rilevanti, e noi depositeremo un progetto di legge che fissa l'abbassamento delle quote detenute dallo Stato nei loro compagini azionari. Stiamo parlando di grandi imprese quotate come Eni, Enel, Finmeccanica, prima al 15% e poi allo 0% entro 5 anni. Meglio dare a queste public company che hanno centinaia di fondi internazionali nel loro capitale il pieno diritto anche al mercato di scegliere dei manager o di rimuoverli quando ci sono le prime notizie di indagini, cosa che lo Stato italiano non ha fatto esponendole al degrado e al deterioramento della concorrenza sui mercati. Se ci sono dei rischi da parte di impropri che arrivano dall'estero ad esercitare il controllo, lo Stato gli basta una sola azione, la golden share, per poterlo impedire. Non c'è bisogno che blocchi decine di miliardi di euro di capitale che servono ad abbattere il debito pubblico. La seconda rivoluzione è una rivoluzione di democrazia dal basso digitale. Abbattiamo da 1 milione il numero di firme necessarie per i progetti di legge popolari a 100.000, e invece di fare l'autentica cartacea facciamola online e obblighiamo il Parlamento a esaminarle. La terza cosa è una rivoluzione che ha a che fare con il garante di un'impresa. L'impresa italiana purtroppo ha uno Stato che ci chiede di ottemperare all'obbligo fiscale con assoluta puntualità, ma lui i debiti commerciali tra i 70 e i 90 miliardi, non sappiamo neanche con precisione quanti sono, ai suoi fornitori non li paga. E allora c'è bisogno di aggirare il nodo della Ragioneria Generale dello Stato per utilizzare casse, depositi e prestiti per questi pagamenti in tempi rapidissimi, noi pensiamo tra 9 e 10 mesi, non di più, con un garante dell'impresa che abbia poteri esecutivi incardinato sulla Presidenza del Consiglio, capace di aggirare i nodi della Ragioneria.